ragazzi, oggi si va a caccia in macchina. C'è qui il mio moroso che ha gentilmente deciso sotto corruzione di portarmi a spasso in macchina e andiamo a vedere magari in alcune zone dove io non potevo arrivare con i roller se ci sono dei Pokémon che mi mancano. Lui non vuole comparire in video perché è timido, però vi saluto. Attenzione ragazzi, perché in questa zona c'è un Bulbasaur e mi manca. Guarda che c'è. Che cosa? Poliwag. C'è Poliwag. Sulle cosce. Ops, l'ho tirata proprio a cacchio di cane. No, vabbè. Non sono più buona. Devo tenere fermo. Facciamo così, va? Ecco. Vai. Oh, così sta fermo. No, perché sennò andare in giro in macchina mentre cerchi di catturare i Pokémon è tipo impossibile. Vai, preso! Preso Poliwag. Bulbasaur? Bulbasaur dovrebbe essere qua vicino. Me lo dà in questa zona. A due. Allora, preso Poliwag. Sì, me lo dà qua, a due, è vicino. Oh, ce n'è anche un altro! Mi sa che l'evoluzione. È Tangela! Sì, è Tangela, c'è anche Tangela. Ci sono sia Bulbasaur che Tangela. Ok, allora dovrebbero esserci sia Bulbasaur che Tangela. Molto vicini. Bulbasaur me lo dà. Mi dà due piedini. Quindi dovrebbe essere qui. Eccolo! Ecco Bulbasaur! Guarda che carino! Allora, per adesso ho tolto la realtà aumentata. Uno, perché così mi consuma meno batteria. E due, ecco, non l'ho preso, riproviamo. Che se il cerchio è grande ho più possibilità di prenderlo, no? Dai! Dai che lo. Niente! Oh, non c'è verso! Unlucky! Sì, il cerchio è minuscolo, però forse. Dai! Forse è la volta buona? Dai! Ti prego! No! No, se n'è andato! L'ho perso! No. L'ho preso! L'hai preso? Ti odio. Ok, questo ho preso subito, dai. Dimmi che l'ho preso. Le mie Pokéball sono buggate. Sì, preso. Ok, questo l'abbiamo preso. Ragazzi, si sta schiudendo l'uovo. Vediamo. Spero che non ci sia una schifezza, tipo le ultime cose che ho trovato. No, vabbè, io l'ho trovato Slowpoke. Ratata. Wow! Non ce l'avevo. Ragazzi, ho trovato le uova. Le uova che non trovavo ieri. Le ho trovate oggi. Ma come? Dai che era una buona Pokéball. Niente, bastardi, hanno saltato, mi hanno destabilizzato. Dai, questo è giusto, eh? Le uova. Executor. Dai. Sì, abbiamo le uova. Lo dovrò andare a dire al vecchietto. Qui ragazzi siamo in Parco Sempione, è la prima volta che vengo in Parco Sempione da quando vivo qua a Milano. Ci volevano i Pokémon per farmelo vedere finalmente. Charmander, tu ce l'hai già. Charmander? Sì, ce l'ho, però lo voglio. Perché così posso evolvere il mio, cioè evolvere, mi dai punti per il mio. Allora, io visto che adesso siamo qui e secondo me è un punto di caccia buona, io uso una Roma. Come si fa? E per 30 minuti questa Roma attirerà tutti i Pokémon della zona. Eccolo! L'ho trovato, è qua davanti. Bellino! Non mi ribalto. Ah, oltretutto è livello 163, quindi pure alto. Vedete che mi dà il cerchio arancione? Cioè me lo dà arancione quasi rosso, quindi probabilmente è anche difficile da catturare. Dai! E invece l'abbiamo preso il primo colpo. Sì, però devo trovare Bulbasaur adesso. Se non trovo Bulbasaur non sto bene. Oh, ho ottenuto un premio. Numero di Pokémon di tipo normale catturati 50. Fico. Adesso ci avviciniamo al punto di interesse con i coriandoli perché sono troppo curiosa di sapere cosa sia. Avvicinandoci a questo punto di interesse mi sono spawnati un sacco di Pokémon. Adesso vabbè, li avevo già tutti, un po' li ho già presi. Qui abbiamo un'altra Staryu. Ok raga, risolto che cos'è questo punto di interesse con i coriandoli. Praticamente ha un effetto aroma già di per sé, quindi adesso io ho l'aroma addosso, però non avrei avuto bisogno. Quindi se andate in dei punti di interesse così, con tutti questi coriandolini rosa, vuol dire che trovate un sacco di Pokémon perché ha l'effetto aroma. Qui siamo arrivati a Napoleone III, che è un altro punto di interesse. Bellissima questa cosa perché fa vedere proprio lo screen del posto e dice che è una statua del 1886, bla bla bla. Cioè, quindi ci dà anche le informazioni sul punto di interesse. Bellissimo. Ragazzi, penso che abbiamo trovato un altro allenatore, anzi ne sono quasi sicura. Vedete quel ragazzo laggiù?
Lo vedevo andare a palla, poi a un certo punto si è fermato. Cazzo, lui ha trovato l'idea definitiva. Tra l'altro sto vedendo un sacco di posti belli per questa cosa. Un Magikarp. E beh, nel laghetto. Poteva non esserci un Magikarp nel laghetto? Ho letto che quando usi la Roma la usi solo per te, quindi chi è di fianco a te non ha l'effetto della tua Roma. Quindi se a me spawna un Pokémon particolare, non spawna, la persona che è di fianco a me non ce l'ha. Però pensavo che utilizzando due Rome spawnassero gli stessi, invece no, perché lui stanno spawnando dei Pokémon che a me non vengono fuori. Stiamo andando al muro che ci dà il punto di interesse. Callonaci, il muro di Callonaci. Ah, mi ha dato anche, cos'è questa fragolina? Bacca lampon. Fico, andiamo a vedere che cos'è negli strumenti. E allora mi dà Bacca lampon, dalla un Pokémon e sarà più facile catturarlo al prossimo tentativo. Cioè, guardate dove ci sta portando Pokémon Go. E oltretutto mi ha pure spawnato un Ekans. Devo assolutamente prendere questo Ekans perché mi ero ripromessa con mio amico che avremmo fondato il Team Rocket. Non so se rendo, ragazzi, qui siamo arrivati al Castello Sforzesco e ci sono un macello di punti di interesse, tra cui uno con la Roma intorno. Questa zona, ragazzi, è definitiva. Mi sono comparsi Goldin e sul radar vedo anche Bulbasaur e Squirtle. Cioè, e c'è anche Charmander, ok. Quindi, ragazzi, se vi serve uno starter, qui ci sono tutti e tre. Siamo davanti al Castello Sforzesco e ci sono tutti e tre gli starter. Ragazzi, qui è pieno di Mew selvatici. Quanti Mew! Però non posso andare a catturarli. Ok, ci stiamo avvicinando, mi dà una zampina Squirtle, due Bulbasaur. Eccolo! Ecco Squirtolino, che carino, che carino! Va, prendiamolo. Dai, dai, 134 questo qua, è abbastanza alto. Ci terrei troppo ad avere tutti gli starter, li vorrei tantissimo. Mi manca Pikachu, che è appunto lo starter di Pokémon già, ecco, lo sapevo. Proviamo a dargli una bacca lampon. Tecnicamente con questa bacca dovrebbe essere più semplice catturarlo. Dai, mangiati sta bacca. Qui è livello 103. Ma che cavolo? Ma mi ha respinto la Pokéball, l'avete visto? Me l'ha respinta, me l'ha rimandata indietro. Ma che diavolo? Ma cosa? Perché fa questa cosa? Ma avete visto? No, più che altro non riesco a capire perché. Mi dava una specie di effetto come se mi stesse respingendo la Pokéball, come se me la stesse respingendo via. Dai, forse adesso dovrei averlo preso. Sì, sì, vai, abbiamo scritto. Squirtle. Ragazzi, mi è appena uscito Pikachu dall'uovo, non stavo registrando perché ho la batteria che è praticamente a secco e quindi ho detto vabbè, non registro più perché la batteria è andata, però mi è uscito Pikachu dall'uovo, livello 166, cioè, ho tirato un urlo che si è girato tipo mezzo Castello Sforzesco e si schiude un altro uovo. A sto giro riprendo, visto che prima mi è uscito Pikachu e non stavo riprendendo e vi siete persi una scena madre. Vediamo. Ma ce l'ho già! Ragazzi, guardate un po' che mi è comparso. Due zampine. Una zampina. Eccolo. Dove? Eccolo! Cubone! Oddio, che carino! Il mio è 99, il tuo? 86. Ah, quindi sono anche di livello diverso, anche se sono praticamente nella stessa zona. Cioè, ti spawna lo stesso Pokémon, ma di livello diverso. Tre addirittura. Vai, preso! Abbiamo Cubone, che carino! Vabbè, ragazzi, la caccia è finita e direi che per festeggiare la caccia grossa di oggi finiamo così. Buon appetito!